isola di Minorca, Spagna. Questo è un video collaborazione con Alessandro, che mentre era in vacanza sull'isola ha girato qualche immagine sulle formiche che ha incontrato durante le sue escursioni. Abbiamo quindi pensato che potesse essere interessante mostrarne alcune, dato che queste specie si possono trovare anche in molte zone d'Italia. Qualche informazione di base sulla loro biologia e comportamento potrebbero sempre tornare utili, soprattutto se stai pensando di iniziare a allevare formiche. Questa isola sul Mediterraneo offre un ambiente e un clima adatto a moltissime specie, alcune delle quali sono state incidentalmente diffuse proprio dall'attività dell'uomo. Ringrazio Alessandro per avermi concesso di utilizzare i suoi video e se ancora non conosci il suo canale, ti lascio tutti i suoi link in descrizione. Queste formiche nidificano sempre sul terreno e generalmente i loro formicai presentano ingressi multipli che spesso vengono coperti e nascosti con detriti e piccoli ciottoli. Hanno l'abitudine di spostare frequentemente l'intera colonia da un posto all'altro in base alla stagione e nel caso in cui vengano disturbate da un'altra specie. Il numero di individui per colonia è estremamente variabile, da poche centinaia ad alcune migliaia. Le operaie depongono uova trofiche con cui nutrono larve e regina, ma spesso, se la preda è di grandi dimensioni, le formiche spostano direttamente le larve sopra di essa. Queste formiche non sono aggressive, ma compensano con un reclutamento molto rapido ed espedienti degni di nota per sopravvivere. Uno di questi è quello di ostacolare le uscite dei formicai limitrofi con terra e detriti di ogni genere, in modo da guadagnare tempo nel foraggiamento del cibo. Si nutrono prevalentemente di semi e di insetti. Il genere messo comprende più di 100 specie, tutte comunemente indicate come formiche mietitrici, a causa della loro alimentazione a base di semi. Le colonie tendono a fare nidi nel terreno, in campi aperti e vicino ai bordi di strade e sentieri. I formicai possono raggiungere grandi dimensioni per via dei loro granai dal design complesso, in cui i semi vengono conservati in condizioni secche, prevenendo la germinazione. Il genere Messer comprende specie polimorfiche e hanno una distinta casta di formiche il cui ruolo è quello di trasportare e rompere i semi che comprendono gran parte della sussistenza della colonia. Anche se si nutrono principalmente di semi, occasionalmente mangiano anche insetti di varie taglie. La loro cuticola è resistente e brillante. Generalmente si muovono lentamente e formano lunghe file di trasporto. Questo genere di formiche è molto eterogeneo nella morfologia, con specie di forme e dimensioni che non necessariamente si assomigliano a vicenda a prima vista. Mentre la casta operaia è monomorfica in alcune specie, in altre è polimorfica. In alcune specie le operaie sono minute, in altre sono piuttosto grandi. In compenso il punciglione funziona benissimo in tutte le specie. Formano il nido nel legno in decomposizione oppure sotto le rocce. Inoltre si nutrono prevalentemente di semenza ed insetti di vario genere, oltre che a ricoprire il ruolo di spazzini. È un genere che comprende oltre 390 specie differenti e senza un'identificazione accertata è difficile poter generalizzare il loro comportamento. Estremamente comune anche in tutta Italia, Crematogastris cutellaris è una specie arboricola che viene spesso considerata infestante. È una specie dominante nel suo ambiente, al punto da influenzare le dinamiche di altri insetti. Hanno a disposizione un pungiglione che secerne un liquido repellente verso la maggior parte delle altre specie, ma soprattutto forma colonie estremamente numerose che possono coprire e controllare territori molto ampi. Spesso le colonie adulte nidificano anche più di un singolo albero. Sono abili allevatrici di afidi da cui attingono la melata, ma anche cacciatrici di bruchi e piccoli insetti. Se ti servono informazioni più dettagliate su questa specie, ti invito a dare un'occhiata a questo video. La piccola, indiscreta ed invasiva Linepithema humile, conosciuta molto bene come formica argentina, si è recentemente diffusa in tutto il mondo. L'enorme estensione del loro areale è opera degli spostamenti umani, ma la chiave di questo successo globale è dovuta alla collaborazione che hanno sviluppato con altre colonie della stessa specie e la conseguente formazione di megacolonie. In Europa è presente una supercolonia che ricopre oltre 6.000 km di costa, dal Portogallo all'Italia, e si suppone una popolazione di oltre un trilione di formiche.
Ci sono tuttavia conflitti con altre supercolonie, e stando ai calcoli di alcuni studiosi, si pensa che ogni anno mietano qualcosa come 30 milioni di vittime su un fronte di battaglia che copre tutto il territorio della supercolonia. Queste formiche sono classificate fra le 100 specie di animali più invasivi del mondo. Possono sopraffare specie native e mettere in pericolo l'ecosistema, come molte piante che dipendono dalle formiche native per la dispersione dei semi. Si evidenzia che dove è presente la formica argentina diminuisce il numero degli insetti impollinatori, perché spesso compie predazioni sulle larve di questi ultimi. Questa è solo una piccolissima parte delle quasi 400 specie presenti sul territorio spagnolo, e sarebbe stato molto interessante avere più tempo a disposizione per cercarne altre sull'isola. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like o iscriviti al canale. Se invece hai qualche domanda sulle formiche che ti abbiamo mostrato, ti invito a farcelo sapere con un commento. Grazie per la visione e al prossimo video. We'll be right back.